Siamo a Fiorenzuola d'Arda, in provincia di Piacenza. Siamo nel nostro piccolo teatro intitolato Giuseppe Verdi. Oggi oggetto di un finanziamento della Regione su un progetto finanziato dalla Fondazione Piacenza e Vigevano nel 2012. Il progetto, finanziato dalla Regione per 315.000 euro, comporta la ristrutturazione e il recupero della vecchia scuola di musica, parte dei locali al piano terra e parte al piano primo. La rimanente cifra o somma di 385.000 euro viene messa a disposizione dell'amministrazione comunale. La storia del teatro comincia con la costruzione iniziata nel 1847 ed inaugurato l'8 ottobre del 1853 con l'Attila di Giuseppe Verdi. Poi, attraverso varie vicissitudini, viene dichiarato inagibile nel 1910 e nel periodo che coincide anche con la Grande Guerra viene ultimato nel 1916. Le opere dell'epoca sono la costruzione praticamente del loggione e della volta che vedete qui sopra. Successivamente il nostro teatro viene dichiarato inagibile anche nel 1962-63 e per lunghissimo tempo i lavori sono rimasti fermi. Per fortuna nel 1987, e tanti lavori hanno interessato tutte le amministrazioni che si sono susseguite fino ad oggi, sono arrivati allo stato attuale. Oggi affrontiamo i lavori dell'ultimo stralcio dei lavori, appunto con il recupero della scuola di musica. Il Teatro Verdi nasce sin dalle sue origini con la scuola di musica a corredo dell'attività teatrale e degli spettacoli. Per questo motivo recuperare con questo intervento la scuola di musica di Maria Luigia d'Austria rappresenta per noi una sfida concreta e pratica nei confronti dei cittadini di Fiorenzuola che hanno contribuito in parte significativa a questi lavori. Il nostro obiettivo è quello di restituire uno spazio alla città di Fiorenzuola che ne fruirà attraverso le proprie realtà locali che promuovono la cultura, promuovono la musica, la scuola di musica comunale Mangia, che esiste insomma diciamo in questa epoca storica con altri protagonisti, ma anche appunto con una fitta rete di attori locali. Prima dell'intervento la struttura era veramente in condizioni disastrose, perché oltretutto appunto avevano ceduto in buona misura anche i serramenti e molti vetri si erano rotti, erano entrati volatili a stormi. E da lì si è partita, ecco, proprio cercando di rimontare il degrado, la condizione di degrado. La parte interessata dalla scuola di musica è quella tutto sommato che è stata, diciamo, tenuta più ai margini fino adesso, quindi è quella in cui la muratura si trova ancora allo stato rustico e in cui l'impiantistica è totalmente assente, quindi non si parla neanche di adeguamento ma proprio di nuovo inserimento. La massima attenzione si è cercato di avere proprio nei confronti di quella che era la conservazione dell'identità del luogo, quindi proprio dei materiali, delle strutture, e anche nel caso della scuola di musica, ecco, si vuole operare con queste modalità, rispettando l'articolazione delle murature, degli ambienti e integrandole invece con tutto quello che è necessario per, dal punto di vista impiantistico, per l'utilizzo degli stessi. L'operazione più complessa riguarderà per l'appunto la copertura, il rifacimento della copertura che è in condizioni di estrema necessità di consolidamento e di rifacimento. I lavori sono stati consegnati per mezzo delle necessarie procedure di vendita pubblica nel mese di agosto 2020. Il cantiere ha subito una serie di stop and go, comprensibilmente e inevitabilmente legato al periodo di diffusione del Covid-19, e stimiamo in forza dei contratti in essere di terminare i lavori entro il mese di aprile.